Una partita come tante altre, una classica sfida da settima giornata, quando il campionato è ancora ai primi giri e la classifica non pesa. Qualche spunto da Stefano Pioli, oggi sulla panchina della Piacenza, con un passato in granata ai tempi di Di Vicino e Bogdani. Piacenza-Salernitana, per Salerno non sarà mai una partita come tante altre. I ricordi sono tanti, la tristezza negli occhi dei tifosi che non hanno mai dimenticato quel 24 maggio del 1999. Salerno quella domenica disse addio alla Serie A, ma soprattutto a quattro giovani tifosi che di ritorno dall'Emilia persero la vita in un treno in fiamme nel viaggio di ritorno. Oggi il campo almeno restituisce un sorriso alla Salernitana, e il sorriso di Dino Fava, che spiega con i fatti che una squadra non è composta da un singolo ma da 11 elementi. Di Napoli è infortunato, amen, ci pensa qualcun altro. E la Piacenza per un'ora buona tiene meglio il campo dei campani, ma se la palla non va in rete il gioco non riesce. Moscardelli ritrova sulla sua strada Castori, un anno fa insieme a Cesena, stagione da dimenticare in fretta. Pioli ha un pupillo, Mattia Graffiedi, si vede poco e per mettersi mostra ha bisogno di volare, ma è il primo caso dove l'atterraggio avviene prima del decollo. La Salernitana non c'è, Turienzo ci prova, ma Cassano non accusa la sua presenza. Già pronti titoli e critiche, il lento declino di Castori, un punto nelle ultime due gare interne e i soliti luoghi comuni sull'importanza di Di Napoli per questo gruppo. Il copione cambia e Pioli prende appunti, almeno in testa, il pezzo di carta, e la Mont Blanc li lascia a colleghi più prestigiosi. Nella ripresa Castori inserisce Ambrogioni per Peccarisi, è un'altra Salernitana. Proprio l'ultimo ad entrare in partita chiede il rigore all'ottavo per un contatto con Abate. Le proteste di rito e il gioco ricomincia. Altri 7 minuti e sono ancora i campani ad alzare la voce per un inesistente fuorigioco. Gli arbitri di quest'anno sono da Serie B ed è giusto prendere nello specifico il significato del termine. A Castori tanti se e tanti ma non interessano, lo dice a chiare lettere a Peruzzo, il quale non gradisce e indica la porta degli spogliatoi all'allenatore granata, che al 18° del secondo tempo si perde. Il gol di Dino Fava su assist involontario di Anaclerio. Esplode il settore riservato ai tifosi ospiti e Cassano può farci davvero poco di fronte ad una conclusione potente e precisa come questa. Per il gioco delle parti toccherebbe al Piacenza fare qualcosa in più. Accade al 28°, ma dopo una grande opportunità capitata sui piedi di Ciarcià per chiudere il match. Potrebbe approfittarne Moscardelli, che manda in pista Luca Fusco a ballare, ma il destro non è il suo pezzo forte e Pinna salva il risultato. Castori via cellulare indica i cambi. Entra Piccioni, esce Fava, 2 minuti dalla fine. Ancora Moscardelli prova a rovinare la festa al suo vecchio allenatore, ma oggi a Piacenza c'è la gara delle rovesciate. Graffiedi, Moscardelli 0-0 in tutto. Finisce con la festa granata. Salerno torna a sognare nella città che più gli ha tolto negli ultimi 10 anni. Anche questo può essere un segno del destino. E noi per commentare il ritorno alla vittoria della Salernitana abbiamo proprio il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, che ritrovo con piacere. Buonasera mister. Buonasera. Mister, dopo 2 giornate avete ritrovato la vittoria, ma cosa succede? Si è capovolto il cosiddetto fattore Reiki? Vincete più in trasferta che in casa? No, no, abbiamo 2 partite in casa, abbiamo giocato, abbiamo incontrato 2 squadre ben attrezzate come la Triestina e il Pisa. Poi questo è un campionato molto equilibrato, non c'è una squadra che vince tutte le domeniche, tutte le partite. Quindi un pareggio, una sconfitta, ci aspettavamo sicuramente di più, però nel computo generale del campionato ci può stare per una squadra come la nostra, quindi nessun dramma avevamo fatto prima. Poi martedì abbiamo superato anche il turno in Coppa Italia battendo il Sassuolo, quindi vero. Non vedevo assolutamente allarmismi o declini, come ha detto il tuo collega che ha fatto il servizio, che mi si è consentito non condividere. Vabbè, insomma mister, le opinioni, no, sono opinioni, poi è bello perché ognuno poi può dire la sua, insomma, può avere la sua opinione, no? Sicuramente. Il calcio si presta anche a questo. Va bene. No mister, invece Attilio Tesser giudica davvero forse come una grande sorpresa, no, la vittoria della Salernitana a Piacenza. Perché? Perché Piacenza è una squadra solida ed è un campo difficile dove andare a vincere. Sì, ciao Fabrizio, innanzitutto i complimenti. Sì, per me oggi la Salernitana ha fatto una mezza impresa, perché il campo di Piacenza è un campo sicuramente difficile, quindi aver portato a casa un risultato, essersi ripresa dopo questi risultati interni è un grande merito a questa squadra e a questo gruppo. Il risultato importante è quello di oggi per la Salernitana. D'accordo mister? Sì, sono d'accordo, anche perché voglio sottolineare, perché tiro l'acqua al mio mulino, perché sento tanti giudizi, quindi è giusto che dica il mio. Noi siamo una squadra promossa, abbiamo 4 giocatori, 5 giocatori
innestati in questo telaio qui di categoria di Serie B, uno oltretutto infortunato, avevamo anche Di Napoli fuori, Pestrin e Solico infortunati, e a un certo punto si sono fatti male tutti i difensori centrali, Beccarisi e Fusco, e quindi abbiamo tirato via un risultato importantissimo, fondamentale, abbiamo vinto fuori casa, una squadra che ha lottato, ha combattuto, una squadra neopromossa, matricola, al di là di un po' di elementi che l'anno scorso giocavano in categoria. Mi tocca sottolinearlo, visto che non... Certo. Come ho detto prima, devo tirare l'acqua al mio mulino. Mister, per lei c'è una domanda di Alfredo Pedullain, collegamento da Ciao, Roma. Ciao Fabrizio, ti saluto caramente, ti mancava per un sanguigno come te una piazza calda come Salerno, e ti faccio i complimenti, e volevo però dirti, proprio per legarmi al tuo discorso di prima, a me sembra che comunque a questo organico manchi qualcosa, cioè ti manca un grande uomo d'ordine, fermo restando che è Pestrin, che è ritornato adesso dopo l'infortunio ed è un ottimo mediano pur non essendo un regista puro, e ti manca, secondo me, con tutto il rispetto per Turienzo, che è un ragazzo argentino molto volenteroso, che ha mandato in gol anche Di Napoli l'ultima partita, un'altra grande punta per sopperire eventualmente alle difficoltà che puoi avere, che tu mi insegni, durante un campionato, infortuni e squalifiche purtroppo sono dietro l'angolo. Sto dicendo un'eresia, perché mi sembra un buon gruppo, ma per un grande salto di qualità qualcosa credo manchi. Importante specificare bene il grande salto di qualità, perché allora siamo tutti se la salvezza va bene così, l'obiettivo è la salvezza, questo gruppo arriverà in porto. Se l'obiettivo è il playoff, secondo me questa squadra è un po' incompiuta, perché la società avrebbe dovuto investire qualcosa in più. Noi siamo partiti con l'obiettivo di stare possibilmente lontani dalla zona salvezza, ma senza farci grandi illusioni. Chiaro che andando avanti, se la squadra dimostrerà di poter ambire a traguardi più prestigiosi, nessuno si tirerà indietro, perché oltretutto Salerno è una piazza importante, prestigiosa, e noi tutti vogliamo fare meglio che sia possibile, però bisogna procedere e puntare gli obiettivi secondo i mezzi che si hanno. Quindi per adesso andiamo avanti così, siamo contentissimi di quello che stiamo facendo. Se poi a dicembre, gennaio ci renderemo conto di essere competitivi per traguardi più ambiziosi, noi non ci nasconderemo dietro nessun dito e punteremo apertamente a un campionato magari più importante. Ma anche perché tu sei andato a Salerno per vincere, se non questo l'anno prossimo, altrimenti saresti rimasto nelle tue zone di competenza. Si vuol far bene, si vuol fare. È una piazza importante che vuol crescere, però la crescita va fatta gradualmente, a meno che non si fanno degli stravolgimenti, che poi non è detto che... Io non credo ai grandi nomi, che con i grandi nomi si possono ottenere subito importanti vittorie. Credo ai grandi gruppi, alle squadre che infatti siano non formate. Parlavo di nomi. Esatto, non parlavo di nomi, parlavo di caratteristiche. Caratteristiche ci si arriva per gradi, secondo me, con gradualità. Quindi questo è un gruppo che ha vinto il campionato, ci abbiamo messo sopra 4 giocatori importanti. Uno purtroppo non l'abbiamo ancora mai utilizzato, perché è infortunato, parlo di Pestrin. Quando saremo al completo siamo competitivi per quelli che erano gli obiettivi iniziali. Visto il grande equilibrio che c'è in questo campionato, non mi nascondo nel dire che possiamo sicuramente strizzare l'occhio a un campionato di vertice andando avanti, se continueremo su questo passo. Viva Grazie. La sincerità di Castori. Mister, prima abbiamo intravisto la sua espulsione di oggi. Ingiusta assolutamente. È ingiusta perché io intanto non ho offeso nessuno, ho protestato per un clamoroso errore arbitrale. Fuorigioco che non c'era. Assolutamente inesistente, sì. Solo detto non era fuorigioco, il quarto uomo ha chiamato l'arbitro per mandarmi fuori, non ho, che mi crediate o meno, non ho usato nemmeno una parola offensiva nei confronti di nessuno, perché io mi ritengo una persona educata, non offendo nessuno, solo detto non era fuorigioco, non sta fuorigioco. Il quarto uomo ha voluto fare il protagonista, ha chiamato l'arbitro per mandarmi fuori. Ne parlerò direttamente a Collina quando ci vedremo, perché lui chiede colloquio con gli assistenti arbitrali, eccetera, che chiede collaborazione. La collaborazione e il colloquio, secondo me, se andiamo alle parti, non mi vuole far prendere in giro un ragazzino che viene lì a fare quarto uomo e mi minaccia appena comincia la partita. No, io volevo buttarla sullo scherzo, mister, volevo dirle che dopo la sua espulsione la squadra ha segnato. No, quello vuol dire che ha portato bene, sono contento. Però ti farai espellere ogni settimana? Magari, se fosse quella la vera medicina. Abbiamo chiuso con una risata, perché è un uomo di grande simpatia, Fabrizio Castori. La ringrazio, mister. Grazie a voi, grazie mille. Buona stagione, davvero. Grazie.